Quando ho iniziato a cercare i segreti dietro a Gran Turismo Sport, non mi immaginavo che mi sarei perso tra una varietà di cose assurde. Tra auto mai arrivate nel gioco ufficiale, come questa MX5 ed altre auto con parti aerodinamiche uniche, a marchi automobilistici e oggetti arrivati in modi alternativi oppure direttamente nel gioco successivo, fino ad arrivare a una vera safety car usata solo per l'evento di presentazione e mai più apparsa nell'intero titolo. Quindi salve a tutti e benvenuti al primo video di una nuova serie dedicata ai segreti dietro alla serie di Gran Turismo. Oggi infatti parliamo dei segreti dietro al primo titolo che è apparso sulla PlayStation 4 della serie di Kazunori Yamauchi, ovvero Gran Turismo Sport. E contando che proprio dal 31 gennaio i server che permetteranno di andare online in questo gioco saranno chiusi, non c'è momento migliore se non ora per dedicare un doveroso canto del cigno a un titolo che è sicuramente stato criticato dalla vecchia guardia di GT, ma che alla fine, dopo i suoi 6 anni di vita, ha fatto il suo dovere da videogioco. Ma prima di partire con la mia esposizione di tutto quello che ho trovato nell'etere, voglio farvi una piccola presentazione di questa serie, che ci seguirà per i prossimi mesi. Ovviamente di segreti ce ne sono per ogni titolo della saga, e ho deciso ad ogni gioco numerato o meno di dedicare un video dove esporrò con un ordine opposto alla loro uscita, quindi iniziando oggi con Gran Turismo Sport e tornando indietro fino al primo, esponendo ogni segreto che esso nasconde. Vi assicuro che non vi dirò banalità, ma scaverò a fondo con delle ricerche a 360 gradi, aggiungendo spesso delle mie personali considerazioni date dalla mia conoscenza dietro questo mondo, oltre che al più banale e semplice leggervi delle informazioni a schermo. Contando pure che spesso questo metodo mi permette di capire molto rispetto a ciò che è poi arrivato o meno nelle versioni finali dei giochi. E per terminare questa piccola ma fondamentale introduzione, trovo corretto dare i giusti riconoscimenti ad un sito fondamentale per la produzione di questo video. Infatti, tutte le ricerche sono state fatte dal sottoscritto, ma se esiste un luogo che mi è fondamentale per la creazione di questo video, quello è decisamente The Cutting Floor Room, il sito online che al suo interno raggruppa tutti i segreti dei videogiochi in un'unica e intuitiva pagina che decisamente vi consiglio di girare se anche voi siete appassionati di segreti e leftover nei videogiochi tramite il link che vi lascio qui in descrizione. E detto questo, iniziamo subito a parlare dei segreti di Gran Turismo Sport. Per iniziare, potrebbe non essere un vero e proprio segreto, ma per quanto poco se ne sappia, penso che sia giusto nominare per un momento quest'auto che forse non avete mai notato nel gioco, ovvero l'Audi R8 Le Mans del 2011. Ma Electro, la R18 è già presente nel Brand Central e la posso comprare quando voglio. Esattamente, mio virtuale amico, ma questa a schermo non è la versione presente nel concessionario, ma un suo duplicato identico con una livrea speciale, perché sporca. Questo non è uno strano scherzo di polifoni, ma una precisa rappresentazione della R18 che nel 2011 partecipò alle 24 ore di Le Mans, con annesse sporcizie che possedeva alla fine della competizione. Non posso dirvi con certezza il perché di questa scelta, ma è probabile che si voleva ai tempi far capire lo stato grafico avanzato del team, risaltando anche i più piccoli dettagli come in questo caso le piccole ma visibili macchie di sporco. Questa specifica macchina poi ha anche un primato, ovvero quello di apparire nel primo trailer in assoluto di Gran Turismo Sport, e lo si può proprio riconoscere dalle macchiette all'interno della sua carrozzeria. Come ai tempi si potesse ottenere quest'auto rimane tutt'oggi un mistero. Forse si poteva comprare dal negozio dei punti miglia solo in un periodo limitato, oppure nelle beta era semplicemente presente nel Brand Central fino a quando non è stata sostituita dalla sua versione pulita presente tutt'oggi nel gioco. Ma ad oggi l'unico modo per ottenere questa vettura speciale, che a tutti gli effetti si può vedere come un oggetto raro, è vincerla come premio nella carriera oppure nei premi giornalieri, come l'ho fortunatamente avuto io poche settimane prima dell'arrivo di Gran Turismo 7. Ma se ancora aveste dubbi sulla veridicità di questa macchina, esiste una prova inconfutabile presente nello stesso gioco. Infatti, andando nelle gare dedicate alle Gruppo 1, potete vedere che nell'elenco delle auto che possono partecipare o essere dei nostri avversari saranno presenti ben due R18, confermando l'esistenza di questa vettura, poi abbandonata per ragioni ignote, ma lasciate nel gioco diventando automaticamente un oggetto raro a tutti gli effetti. E dopo questo segreto non segreto, iniziamo con una vera parte del gioco segreta, ovvero la modalità debug. Questa sezione di impostazioni nascosta, normalmente presente nel gioco, è stata scoperta tramite un glitch, che permise a un giocatore di entrare in questo menu segreto che si spiega da solo. Infatti, il menu debug è una sezione creata dal team di sviluppo per gestire parti di gioco e vederne il suo giusto funzionamento. Per farvi un esempio, tra le varie opzioni di questo menu esiste la possibilità di aggiungerci crediti,
auto, punti miglia ed esperienza a proprio piacimento. Ma lasciatemi spiegare tutto con calma. Attivando il gioco in modalità debug, l'unico modo ad oggi certo per entrare direttamente nelle opzioni di debug, si sbloccano vari menu segreti. Iniziando dal primo, possiamo trovare tre sezioni con diverse opzioni. Nel primo riquadro, per esempio, abbiamo la possibilità di attivare e disattivare la modalità debug, cambiare la lingua del gioco, attivare la modalità debug per le scritte, che per spiegarlo mi basta mostrare da schermo la stessa modalità attiva, e per concludere questa sezione, come ho detto precedentemente, potremo modificare i nostri crediti, punti miglia ed esperienza a nostro piacimento. Il secondo quadrante è tutto dedicato all'ottenimento delle vetture. Qui infatti possiamo scegliere il marchio, la precisa macchina e pure il colore dell'auto che desideriamo aggiungere. Infine il terzo blocco è il più particolare dei tre, infatti certe iterazioni qui sono sconosciute o semplicemente non funzionano e sono esclusivi dei cosiddetti dev kit, console uniche date in mano agli sviluppatori per sviluppare lo stesso gioco. La prima di queste infatti si chiama Go to the Empty Project, che doveva, secondo gli esperti dietro la pagina di The Cutting Floor Room, testare gli script per l'interfaccia utente, anche se non sappiamo con certezza a cosa di preciso dovesse fare, contando che il suo utilizzo ci porta solo nel menu principale e lentamente tenderà poi a bloccare il gioco. Il secondo, ovvero Go to Dev Cinetic View Project, ci porterà semplicemente nel menu principale ed il suo scopo era probabilmente testare la funzione che in gara o nel GT League ci permetteva automaticamente di tornare nel menu principale. Clear Cache svolge la stessa funzione, poi presente nelle impostazioni classiche di Gran Turismo Sport. Reset Online Save Data molto probabilmente eliminava ogni informazione dal profilo dei server di Gran Turismo, anche se non è funzionante. E la stessa fine la prende Unlock All Games Mod e Unlock Inventory, che dovevano sbloccare piste e modalità di gioco nella prima opzione e nella seconda parti come caschi e tute del giocatore, anche se per qualche ragione queste due opzioni, pure se concluse correttamente con un messaggio a schermo, non portano nessun oggetto sbloccato. E infine c'è l'Online Save Error, che sempre secondo ciò che è scritto sul sito doveva essere una funzione utilizzata per testare quando il salvataggio online viene eseguito in condizioni non ideali, come server sovraccarichi o connessione internet instabile. Un po' come la mia rete internet ogni volta che sto tentando di iniziare una diretta. Allora, nel mentre stavo montando il video il sabato mattina, mi sono reso conto di una cosa importante riguardo al debug mod. Infatti, per qualche ragione a me sconosciuta, nel sito di The Cutting Floor Room c'è una versione estremamente vecchia, con due pulsanti in meno. Ecco, andando a vedere i video che praticamente sono andato a cercare nell'etere, ho trovato che effettivamente ci sono due pulsanti extra sotto il save error, che per qualche ragione è diventato il busy rate e ok. Il primo è effettivamente chiamato Sound Assign, quindi effettivamente dovrebbe prendere i suoni del gioco e penso modificarli, un menu pressoché dimenticabile. E il secondo invece è un piccolo menu chiamato Game Stats, che effettivamente ti poteva metterti le vittorie che avevi fatto, il numero di ingressi nel gioco, il numero di gare partecipate. Vabbè, sono sottomenu importanti da dire perché sono presenti, ma non che facciano delle grandi cose. E questo era il primo menu. E qui ora passiamo al secondo, che appare nella sezione globale e che ci concentra sulla modalità arcade, anche se poi tocca anche altre parti di gioco, come presto vedremo. La prima è Brand Restriction, è dedicata a forzare il gioco a usare solo una determinata marca di auto, e con il menu sotto si potrà scegliere se mettere restrizioni solo per la modalità arcade oppure per tutto il gioco, toccando in questo caso anche il Brand Central. Per farvi capire meglio, su Gran Turismo 4 esistono delle impostazioni segrete che fanno una cosa molto simile, e di permetterci di usare solo uno specificato marchio come mostrato nel gameplay qui a schermo. Andando avanti troviamo impostazioni sui numeri di giri e i tracciati che potranno essere giocati nell'arcade e delle restrizioni tra le categorie di auto utilizzabili. Abilitare poi o meno il BOP, o meglio in italiano il bilanciamento delle prestazioni, disabilitare o meno il setup nell'arcade ed infine le restrizioni degli pneumatici. Insomma, una grande carrellata di opzioni utili che come al solito GT non dà mai ai giocatori. Degli extra poi da aggiungere della modalità debug sono altre due, la prima che ha come focus le impostazioni della tastiera, che possiamo eseguire con la pressione di G e H, passando dall'opzione di telecamera variabile a standard, mentre con J, K e L si passa alla telecamera dei paraurti, del tetto e dal posteriore dell'auto,
più un extra che è disponibile solo in modalità debug e che permetteva con il tasto N di visualizzare il replay a schermo intero, senza quelle fastidiose bande nere che sono presenti solo in questo titolo, probabilmente lasciate per tenere il frame rate del gioco il più alto possibile, anche se nel replay di Gran Turismo Sport sono usati 30 frame per secondo, ma questo lo scopriremo tra poco. La seconda invece è dedicata alle lobby e a chiunque organizzi stanze. Vi basta sapere che in questa modalità chiamata Multiplayer Battle ha una quantità imbarazzante di impostazioni e settaggi che farebbero impallidire qualsiasi persona. Queste non sono mai state rese disponibili né su Sport nemmeno sul settimo capitolo, ma quello che vi basta sapere è che esistono e molto probabilmente vengono utilizzate esclusivamente per gli eventi di Gran Turismo. Tra cui spiccano un'impostazione per attivare il fantasma in modo forzato quando avviene un incidente, forzare la posizione dove si possono scontare le penalità, ma come ci mostra il video si potrebbe in questo modo creare una stanza solo come spettatore, un'impostazione fondamentale per chiunque faccia degli streaming, per evitare di togliere degli spazi a dei partecipanti. Bene, adesso, dopo questa parte, anche voi inizierete a capire perché voglio sempre saperne di più a riguardo. Ma ora devo già fermarmi coi segreti per introdurvi delle informazioni delle vecchie build e demo di questo gioco, non troppo segrete, ma diciamo dimenticabili, un po' come la R18 di prima che pochi sanno o ricordano. Quindi facciamo un tuffo nel passato, andando a vedere il primo trailer in assoluto, ovvero quello del Games Week di Parigi nel 2015, dove possiamo vedere i primi rendering con una grafica pari a quella di Gran Turismo Sport. L'unica cosa di nota in questo trailer, oltre alle prime auto fatte per Gran Turismo Sport, come l'R8 e la coppia italiana 4C e Veneno, sono un paio di vetture che mi fanno riflettere. Una è questa particolare Aston Martin Vantage, che mi fa capire che già ai tempi si era consolidata l'idea di creare delle gruppo 3 da zero, come poi vedremo nei trailer successivi. E contando pure che il trio inglese sarà sempre messo in primo piano nei successivi trailer, questa cosa non mi sorprende più di tanto. Anche se questa precisa auto non appare nel frame dopo, dove possiamo vedere che la R8 che era dietro di lei è ora alle spalle dell'R18, facendo sparire quest'auto che non riapparirà mai più nel trailer, lasciandoci nel mistero di com'era il suo stile reale all'epoca. La successiva è questa Mercedes SLS AMG bianca, che probabilmente è la SLS che conosciamo ma senza livrea. Anche se cercando nel web ho trovato questa SLS da corsa identica, ma penso che sia solo un caso. Ma le cose interessanti arrivano col successivo trailer, che coincide con l'evento del 19 maggio del 2016, chiamato Unveiling. Questo evento è oro colato per noi perché ci mostra una montagna di cose riguardo lo stato di Gran Turismo all'epoca. Analizzando prima il trailer, che poi verrà messo comunque a schermo molte volte nella diretta, che ci mostrerà qualche dettaglio tra menu in una loro versione beta a cose mai arrivate nel gioco finale, tra cui inizialmente spicca un HUD decisamente scarna e con uno stile semplicissimo che quasi sembra spoglia, un Northern Ison anche lui molto semplificato con un asfalto a cui mancano completamente le linee bianche, ma anche delle gruppo 3 come la Corvette o la Subaru che stanno ancora in uno stato di definizione. Ma passando alle cose davvero interessanti, sicuramente c'è da soffermarsi un secondo nel frame del trailer che ci mostrano sia un menu beta di selezione e parecchie informazioni interessanti sulle auto a schermo. La prima fra tutte è che in questa build sono presenti i punti prestazione, cosa mai arrivata nel gioco finale e molto probabilmente un leftover di queste prime versioni. E grazie a un mio colpo d'occhio ho notato che ci sono due Volkswagen VGT uguali che non hanno senso se non per due piccoli dettagli. Infatti quella di sinistra non ha solo più punti prestazione di quella a destra, ma ha anche nel nome una S che poi è presente anche in altre auto che appaiono in questa schermata. Ma per ora a voi basta ricordare questo dettaglio perché lo riprenderò sia tra poco che nelle sezioni dedicate alle auto, dove avranno una parentesi a loro dedicata. Altre cose poi presenti in questo trailer sono sicuramente la MX5 modificata e mai arrivata, ed infine la schermata dei menu prima della gara, con delle grafiche decisamente primitive e molto lontane dalle definitive. Ma come ho detto precedentemente, questa build è in pieno sviluppo, quindi ci sta che siano in queste condizioni. Le cose presenti nel trailer si specchiano poi su quello che troviamo nell'evento, come per esempio la MX5 appena citata ha una gara precisa a Tokyo, dove possiamo vedere che ai tempi possedeva già varie colorazioni, probabilmente ereditate dalla classica MX5 che già nel 2015 era pronta.
Poi, importantissimo dettaglio da non dimenticare, nella prima gara mostrata a schermo possiamo vedere una safety car in pista, che con un giro di riscaldamento fa partire i piloti, una cosa mai più tornata su Gran Turismo Sport, anche se tutt'oggi possediamo le safety car ma completamente inutili, essendo che non hanno un vero scopo nel gioco. Però io su questa safety car ho una teoria ben specifica. Infatti penso proprio che ai tempi non esistesse una dinamica per far partire sia l'animazione prima della gara che effettivamente la partenza lanciata. Quindi, in alternativa, Gran Turismo ha dovuto scegliere di creare una partenza lanciata fai da te che permetteva comunque il dinamismo all'inizio mostrando le auto e allo stesso tempo una partenza lanciata grazie a una safety car che guidata da un esterno sarebbe prima partita facendo partire tutte le altre auto e poi far partire effettivamente la gara in un modo molto dinamico e che sfortunatamente penso non tornerà mai più, anche se a pensarci non è tanto difficile inventarsi un'intelligenza artificiale che fa un giro e poi torna dentro, cioè le IA lente le sanno fare, si spera che potrebbe. E poco prima della gara possiamo vedere i risultati delle qualifiche con questa classifica molto fai da te, ma contando che ai tempi non era programmata una vera e propria qualifica e quindi non si poteva nemmeno avere una vera e propria grafica in gioco, hanno dovuto mostrarci a schermo questa grafica fatta a mano che mostrava però che i risultati delle qualifiche erano corsi a Seattle Short. E siccome trovo improbabile che abbiano messo a giocare i giocatori ai tempi a Gran Turismo 2 o che questo tracciato sia presente nel gioco ma mai utilizzato né mostrato nemmeno se sbaglio e men che meno presente nei dati di gioco neanche per una piccola scritta lasciata per sbaglio in giro, teorizzo che questa classifica sia stata fatta alla buona e per qualche ragione, per uno schizzo creativo, abbiano messo Seattle senza un vero motivo. Anche se penso di aver capito veramente dove abbiano corso le qualifiche. Infatti, secondo me, hanno usato le MX5 modificate viste prime, ma non a Seattle, bensì in un altro tracciato corto già esistente all'epoca. E sto proprio parlando dell'Indy di Brands Hatch. Un tracciato che, se preso con questa macchina fatta abbastanza alla buona su Gran Turismo 7, con una cavalleria di circa 200 cavalli e con un assettino e un peso ridotto, riuscirebbe a fare i tempi che più o meno i campioni del mondo dell'epoca riuscivano a fare. Risolvendo, penso, il mistero più strano e bizzarro e allo stesso tempo assurdo che abbia mai visto su Gran Turismo. Poi tra l'unveiling e il terzo c'è un salto che possiamo coprire dalle varie build demo mostrate nelle convention come in quella delle 3 di giugno dello stesso anno. Infatti, oltre a un piccolo frame nella scorsa diretta, adesso è presente un HUD antico di Gran Turismo Sport che è mostrato in questo video a schermo, dove possiamo vederlo in 16 noni. Poi, oltre a vari replay in varie piste, possiamo rivedere delle scene dei menu e nella sezione dell'arcade che in queste versioni, fino alla 1.0, possedevano una varietà maggiore di auto, tra cui le Gruppo 1, ma anche auto stradali come la Evora e la MX5 nominata molto spesso in questo video. Ma oltre a questo video ne abbiamo un secondo che ci mostra la stabilità del gioco, mostrandoci a schermo il frame rate in pista e in modalità replay, ma nulla di troppo interessante, non da aggiungere da quello che ho detto prima. Nelle successive build non sono poi presenti troppe cose rilevanti e l'unica cosa da sapere è che tra queste versioni passiamo ad una nuova strumentazione in pista, che ora si avvicina a quella definitiva. E finito il riassunto storico, torniamo alla raccolta di segreti, iniziando a vedere la cartella di immagini chiamate test, risalente quasi tutti all'epoca dell'unveiling e delle beta appena mostrate. Tra cui ci sono le versioni 2D embrionali dei trofei prima di diventare tridimensionali, una coppia di immagini risalenti all'unveiling, raccontato prima con altre tre che dovevano fare da icona profilo sulla PlayStation, risalenti sempre allo stesso periodo, contando che nei trailer le auto a schermo sono sempre presenti, è presente l'immagine che veniva usato per salvare le play della Closed Beta e poi un'altra che rappresenta lo sfondo per la selezione della carriera che era possibile vedere nelle Open Beta. Restando a tema beta, sono poi presenti le vecchie icone del meteo risalenti alla Closed Beta e altre 5 immagini che dovevano essere dedicate a dei DLC mai arrivati. Ma contando che i DLC possono anche essere tranquillamente dei contenuti a pagamento senza effettivamente aggiungere al gioco dei contenuti extra, sono in tutto e per tutto delle microtransazioni, ma facciamo un esempio. Prendendo la seconda immagine, che riguarda le auto, sono effettivamente esistite delle auto DLC. E non sto parlando delle auto come il premio per tutti i diamanti nella sfida di Lewis Hamilton,
ma sto parlando delle stesse auto presenti fino al 31 dicembre del 2023 nel negozio del PlayStation Store. E per farvi un secondo esempio, i crediti a pagamento che su Gran Turismo Sport non sono mai arrivati, ci sono invece su Gran Turismo 7. E contando che erano presenti anche nel sesto titolo, non mi sorprende che volevano metterli anche nello Sport. Ma come potete ben capire, anche se queste immagini non sono direttamente arrivate nel gioco, sono arrivate attraverso metodi alternativi, come per esempio i caschi, che secondo me dovevano continuare da Gran Turismo 5 e 6 con la loro enorme varietà, e immagino che si era pensato di aggiungere nello store dei pack a tot pezzi e a tot costo, idea probabilmente tagliata perché nessuno lo avrebbe comprato, giusto che esiste l'editor livrea. Continuando, poi sono presenti delle stringhe dedicate al Brand Central, dei marchi mai apparsi ma presenti come testo nel codice di gioco, tra cui spiccano nomi di sponsor come Goodyear, Pirelli e Shell, che per i primi due sono arrivati come sponsor delle gomme, ma sono tutti e tre poi presenti anche nell'editor di livrea. E nei migliori dei casi questi tre dovevano essere al pari di Taugauger e Michelin, nella schermata principale tra le marche automobilistiche. Passando poi alle marche automobilistiche vere e proprie, sono presenti nei dati di gioco Ital Design, che già ai tempi di Gran Turismo Sport era presente, arrivata solo l'anno scorso su Gran Turismo 7 e da qui la teoria che fosse già pronta per questo titolo, se non per quello ancora prima, ovvero nel sesto. Le Lotus, che per chi non lo sapesse, erano presenti nelle beta con l'Epora, poi rimossa per una mancata continuazione delle licenze, di cui tuttora il motivo è sconosciuto. La Jeep, che ci fa capire che la Willys era già pronta per Sport, ma poi posticipata al capitolo successivo, come la VGT di prima. Passiamo poi a un gruppo di marchi che hanno cambiato nome, iniziando con Pininfarina, che doveva essere il marchio originario della Fittipaldi VGT, e su questa filosofia segue anche la Red Bull, che doveva avere un suo marchio dedicato, Dallara, che doveva avere le Super Formula, ed è anche presente il marchio di Senna, che doveva tornare da Gran Turismo 6 e che possedeva il kart e le due monoposto che ha guidato proprio il pilota storico di Formula 1. E non è un segreto che la F1500TA è un palese 97T della Lotus sotto mentite spoglie, e si è sempre pensato che fosse proprio la monoposto inserita nel gioco ma senza la cosiddetta licenza. Ora, con la presenza di questo logo, possiamo dire con quasi certezza che è davvero quella macchina, trasformando in realtà la teoria fatta dalla community. Poi nella pagina specificano che ci sono presenti svariati altri loghi, ma sfortunatamente non ci dicono quali sono, ma è probabile che siano parti di gioco che arrivarono da GT6, tenendo conto che spesso e volentieri quando si costruisce un videogioco si prendono come basi quelli del precedente, che poi vengono cambiate nello stesso sviluppo. Passando poi all'argomento successivo, esistono tre immagini che raffigurano delle auto che dovevano essere utilizzate per la sezione delle missioni, che possiamo vedere in un'anteprima su questa immagine, ma la vera cosa interessante sono i render qui sotto. Infatti le tre immagini ritrovate sono un Alfa Romeo 4C da corsa, con una livrea totalmente diversa da quelle arrivate in gioco e con quel Selena nel posteriore mi ricorda tantissimo la 156 segreta presente in Gran Turismo 3, una Lancer Revolution Final Edition con delle parti aerodinamiche che scopriremo più avanti nel video essere la versione N300, ma vi spiegherò meglio cosa sono più avanti, e infine la terza auto, una Peugeot 208 GTI mai arrivata in questa forma, ma solo con una versione sportiva della linea. Sono poi presenti dei render particolari, raffiguranti delle auto in alta definizione, probabilmente fatto originariamente per vedere i modelli a schermo. E poi in un secondo render vediamo altre auto messe nella posizione che poi vedremo nella scelta delle auto nella modalità arcade. In questo caso un vero e proprio test per vedere il suo corretto funzionamento. Andando avanti con i leftover possiamo poi trovare un GT League primitiva nella sua versione dummy logo, il classico metodo della Polyphony Digital che usa per mettere dei placeholder nelle parti di gioco in costruzione relative agli eventi. Ma c'è un'altra cosa interessante sul GT League, infatti stando in questa sezione di gioco sono stati ritrovati dei jingle di quando inizia una gara, presenti in Gran Turismo 7 e non in Gran Turismo Sport, e tra questi la cosa più importante è che era presente l'iconica intro di Gran Turismo 3, che secondo The Cutting Floor Room doveva essere riprodotta ad ogni inizio gara, con uno degli effetti nostalgici più grandi di sempre, con un effetto circa di questo tipo. E
terminate le cose un po' più noiose, passiamo a parlare di qualcosa che prenderà sicuramente la vostra attenzione. Infatti ora andiamo a vedere la sezione dei tracciati, che inizia proprio con lui, il Driving Park Classic. Questo logo infatti è presente nei dati di gioco e appare in una sua versione graficamente migliorata, che prende le posizioni chiamate Driving Park 02 e Driving Park 03. Alcuni pensano che questo sia il logo originale o, più probabile, un placeholder del Tokyo Driving Park che arriva poi dopo e lo sostituì. Questo lo si pensa perché la posizione di Tokyo è chiamata nel nome in codice Driving Park 01, rispettivamente uno spazio prima al confronto degli altri due loghi mostrati prima. Non è noto poi se fossero in costruzione altri tracciati con questo nome, ma per me il settore di Tokyo, chiamato Miyabi, è sempre stato molto simile al circuito per principianti apparso in Gran Turismo 4, soprattutto per quella caratteristica dove c'è una sezione di pista che effettivamente esiste ma non puoi mai passare. Ma andando avanti, restando sempre nel tracciato di Kyoto, è presente in un angolo delle mappe un grande spazio vuoto, che per gli autori della pagina potrebbe essere benissimo un Gymkhana Course, dato proprio dalla presenza di cerchi disegnati sopra di lui. E come fanno notare nel sito, sarebbe stato un ritorno della serie dopo 10 anni di un circuito dedicati alla Gymkhana. Passando poi al tracciato successivo, è presente una sezione est di Tokyo Expressway, ma in una versione decisamente work in progress, con una completa mancanza di strutture esterne della pista. Contando che la prima sezione ad essere sviluppata di Tokyo era l'anello centrale, non mi sorprende di vedere quest'area est completamente in alto mare, ma contando che girano voci di corridoio che i palazzi sono stati creati anche grazie all'aiuto di intelligenze artificiali dedicate a dare una mano nel costruire gli ambienti esterni ai circuiti cittadini, come proprio Tokyo, non mi sorprende di vedere palazzi nel tracciato cittadino sostituiti da quegli enormi blocchi grigi, probabilmente placeholder per quei palazzi che sono stati poi fatti successivamente. Andando avanti coi tracciati segreti, è presente un test del Northern Iceland, immerso nell'oscurità della mezzanotte. Questo circuito potrebbe essere una grande varietà di cose, come per esempio il tracciato interno usato per gli eventi e delle missioni, oppure una versione beta del tracciato, o ancora solo un primo test dell'orario notturno, che nella descrizione della pista nel sito ufficiale viene lodato proprio per il fatto di essere perfettamente illuminato. Una citazione al loro stesso grande lavoro, anche se la sua precisa esistenza è tutt'oggi sconosciuta. Sono poi presenti due versioni beta dei tracciati sterrati di Sardegna e Colorado Spring, in una versione senza alcun dettaglio esterno, collegandoci sempre allo stesso discorso di prima. Questi due tracciati sono palesemente in uno stato di sviluppo, ma giusto che abbiamo tirato fuori questi circuiti, nelle prime foto rilasciate sempre all'unveiling sono presenti delle gruppo B che corrono proprio in quello che sembra essere il tracciato di Sardegna, nello stesso stato di questi circuiti nascosti, che ci fanno capire che sono rimasugli di quell'epoca. E come ultimo c'è il PWY Forest Config, questo circuito che non è davvero un circuito. Infatti si tratta di una scena dimostrativa, usata per mostrare le auto nell'aggiornamento 1.15, ma come mostrato da Vanilla su YouTube, questo tracciato, anche se in modo forzato, può essere percorso e ci fa notare che si può effettivamente correrci sopra, anche se con molti buchi che confermano il volere di restare solo una grande base dimostrativa e niente di più. E finito i circuiti, ecco la parte più amata da tutti, le auto. Sono ormai conosciute dalla maggior parte della community il fatto che le Lotus dovevano essere originariamente presenti nel gioco, con la Lotus Evora, ma pochi sanno che c'era un'altra Lotus, ovvero l'Elise, che è apparsa solo nelle demo build del Genova Motor Show del 2016. Queste due auto possiedono sia la loro icona nel negozio che le loro scritte che appaiono al fianco del modello, sempre nel Ben Central. Ma come sappiamo bene, le Lotus non sono mai arrivate nel gioco definitivo, dopo un probabile decesso del contratto che dava le licenze a Sony delle Lotus. Passando poi alla terza auto, sono ancora presenti file rispetto alla Mazda MX-5 da corsa chiamata N200, con un render non laterale ma dall'altro, trovato sempre nella cartella test mostrata prima nel video, sostituita molto probabilmente dalla Mazda Touring Car. Ma introducendo la prossima sezione di auto, GT ai tempi voleva introdurre nel gioco delle altre auto che avevano modifiche aerodinamiche, chiamandole tutte con un N più un numero, e tra queste sono presenti, ma solo come scritte, la
la Hyundai Genesis Coupé 3.8 track N300, la Lexus RCF N500, la Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition N300 e la Peugeot 208 GTI N200, auto che non sono mai apparse se non in immagini di sfuggita, come la Lexus in questo schema, con la Lancer che appare sia in questa immagine che nella sezione delle missioni vista prima, ma anche in delle foto di gara risalenti sempre al solito evento. E ora capite perché dovevo spiegarvi dell'unveiling prima di passare ai segreti veri e propri, perché se no, in caso contrario, non avremmo avuto le informazioni necessarie per trovare queste immagini extra e nemmeno le informazioni successive. Continuando con il discorso, le prime tre auto nominate, come la stessa immagine ci fa capire, erano delle embrionali gruppo 4, ed era compresa anche la MX5, che però sfortunatamente non è mai arrivata ad essere compresa nella stessa categoria. Ma le altre tre invece sono arrivate, eccetto per la Peugeot, che non ne abbiamo più avuto traccia e probabilmente doveva essere anche lei una primordiale gruppo 4 mai portata a termine. Ma per darvi un'idea di come sarebbe stata, ecco a voi la 208 in vesti da gruppo 4, con una livrea fatta da Enico del Gran Turismo Italia nel classico stile di Polyphony Digital, e devo ammettere che con un minimo di assetto sembra davvero di guidare una gruppo 4, ed anche dalle prestazioni non è affatto male. Provate per credere, vi lascio qui il setup che ho usato io con la cavalleria e i pezzi corretti per farla arrivare circa a essere come una gruppo 4. Ed infine, per concludere il gruppo, è presente anche la Bugatti VGT gruppo 3. Non si ha idea se questa versione era una primordiale gruppo 1 oppure una versione unica. Fatto sta che quest'auto è presente con quest'icona, pronta ad apparire nel Brand Central. Probabilmente l'idea originale era quella di rendere anche la Bugatti un marchio utilizzabile nel Manufacturer's Cup, giusto che esiste la gruppo 4 della Veyron, poi scartata per motivi ignoti. O più semplicemente i design della Bugatti non hanno mai portato a termine il progetto, contando pure che girano immagini di una mai rilasciata seconda Vision Gran Turismo della Bugatti, ma di questa macchina ne parlerò sicuramente in un'altra occasione. Finite le immagini, passiamo alla sezione delle auto, presenti nel codice di gioco solo come scritte. E come prime auto sono presenti una grande sezione di auto con una S, che ricordo erano presenti nell'evento Unveiling e sono le versioni Speedway delle prime gruppo 3 costruite. Non sappiamo benissimo cosa volessero fare con queste auto, ma siamo sicuri che erano costruite per gli ovali, giusto che nell'evento Unveiled sono usate solo a Nordhausen, ed invece al Nürburgring sono usate le normali gruppo 3. Quindi queste auto, che dovevano essere canonicamente dei doppioni, che dovevano essere delle versioni leggermente potenziate grazie ai PP che la sezione foto ci mostra, e almeno nella build dell'evento dovevano essere per aspetto uguali alle versioni normali, o forse in futuro dovevano avere delle livree differenti fatte da GT, che possiamo vedere da questa immagine con una Ferrari 456 con uno stile unico, ma niente di davvero confermato. Ed essendo che queste auto non sono mai più apparse dopo l'evento, se non come scritte nel codice di gioco, non possiamo speculare molto sulla cosa, ma sicuramente possiamo dire che Gran Turismo all'epoca pensava davvero di creare una sottocategoria delle gruppo 3. Altre auto che appaiono solo come scritte sono la Peugeot 208 GTI, nominata prima, che probabilmente doveva arrivare da una versione standard poi sostituita dalla By Peugeot Sport, una Volkswagen Golf da rally mai apparsa nella serie, probabilmente originale di Gran Turismo, come il nome in codice che al suo interno possiede un GTB-M con il GTB che sta per il gruppo B e M per le auto originali del gioco, come lo hanno anche la Subaru WRX e la Corvette C7 gruppo 3, la Nissan GT-R Pure Edition, apparsa solo negli shapes, nelle prime foto rilasciate e poi scomparsa senza lasciare traccia nel gioco, ed una Ferrari, la Ferrari con soltanto un nome in codice sbagliato, con le WR messe nel punto sbagliato, con un banale errore di battitura. Ed infine la Volkswagen GTI Supersport Vision Gran Turismo, che sarebbe stata la versione VGT della Volkswagen da rally, apparsa solo in queste tre foto e poi scomparsa nel nulla. Le ultime due auto poi sono al limite dal considerarle delle vere auto tagliate, poiché arrivano dai punti più disparati del gioco, ma devo giustamente nominarne. Perché dalle parti personalizzabili delle auto esistono due nomi. Più esattamente esiste la stringa chiamata M235i M Perform 14, che si riferisce alla BMW M235iM Performance mai arrivata nella serie, e una seconda stringa chiamata R8 LMS Ultra 12, ovvero una R8 LMS Ultra che condivide su GT6 lo stesso nome in codice collegato alla livrea del Team Phoenix del 2012.
Queste auto però, come ho detto prima, sono veramente state trovate in un modo totalmente disperato, ma per il caso della BMW sarebbe stata sicuramente un'auto moderna aggiunta alla casa, e invece per l'Audi una macchina che avrebbe tappato un buco che ancora oggi si sente nella categoria gruppo 3, risalenti al 2011 come la Z4 e la SLS, che ad oggi non sono più molto competitive essendo ormai invecchiate, ma che avrebbero composto un'ottima categoria storica, concludendo così anche il settore delle auto tagliate. E con questo i segreti sono finiti, e anch'io lo sono con loro, giusto che questo progetto è stato enorme da produrre. Come promesso a me stesso, vorrei iniziare a produrre video montati con una durata decisamente più lunga, facendo dei veri e propri documentari. Io con questo vi chiedo di dire la vostra nei commenti, e noi ci vediamo come sempre qui su YouTube in diretta tutti i mercoledì e venerdì, oppure nei prossimi video. Ciao ragazzi!